becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Da. Ciao ragazzi, sono il dottor Zero. Non posso parlare molto, ma oggi volevo dirvi che una cosa molto importante da fare è cantare quello che si sta suonando. Se voi riuscite a cantare quello che suonate, se voi riuscite a cantarlo, ecco, allora devo staccare. Dicevo, se voi riuscite a cantare quello che suonate, saprete già cosa suonerete dopo. Questo è molto importante, vi permetterà di fare molti, molti meno errori e di suonare più facilmente. In più, se c'è una canzone che vi piace, imparate a cantarla e vi riuscirà molto, molto più facile poi suonarla sul vostro strumento, qualunque strumento sia. Noi parliamo di chitarra, ma vale per tutti gli strumenti. Devo andare di nuovo. Moltissimi, moltissimi chitarristi fanno uso di questa tecnica. Uno fra tanti è George Benson, ad esempio. George Benson canta sempre mentre suona. Provateci, provateci e provateci. Migliorerà tantissimo il vostro rapporto con lo strumento. Non sto scherzando, giuro. Qui è una situazione incredibile. Voi non ci crederete mai, ma sono stato rapito. E sto rischiando a mandarvi questo video, ma devo farlo per voi. Ragazzi, purtroppo il video di oggi deve finire qui, io non posso dirvi altro per questa volta. Allenatevi, allenatevi, studiate gli altri pezzi e mi raccomando, imparate prima a cantare un brano che vi piace e poi provate a suonarlo sulla chitarra. Lasciate perdere le tablature, di solito sono sbagliate, peraltro. Usate solo le vostre orecchie, sono la cosa più importante. Adesso... Spero di rivedervi presto e che qui tutto si risolva per il meglio.